Salve a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi parleremo del 7200 F28 stabilizzato Mark II. Non faremo una vera e propria recensione perché su questa lente non c'è molto da recensire. La qualità d'immagine è quanto di meglio si può trovare in casa Canon, così come la velocità dell'autofocus e la sua precisione. Ma vogliamo più parlare del perché una persona dovrebbe scegliere questa lente e quali sono i reali vantaggi e svantaggi di portare in giro questa lente. Allora, iniziamo dicendo che se uno pensa di comprarla per portarla in vacanza non è la lente adeguata, perché è molto pesante, ha un peso di 1,6 kg ed è veramente impegnativa e ingombrante da portare in giro in un tour fotografico. Quindi se uno ha quell'idea e volontere consigliamo la versione F4, che è molto più leggera e compatta. Questa lente invece è perfetta per chi ha necessità di fare foto in interni o comunque in condizioni sportive. Perché questo? La luminosità di F2.8 in interno permette di stare molto più bassi con gli ISO, quindi avere una qualità d'immagine superiore, e soprattutto ha un autofocus e uno stabilizzatore ancora più veloce e preciso della versione F4. Questa lente, come potete vedere, ha questa colorazione bianca, è molto iconica. Il vantaggio è che si riconosce subito di che lente stiamo parlando, ma soprattutto ho avuto modo di testare questa cosa in Israele, che faceva molto caldo sotto il sole. Le altre lenti che ho con la classica colorazione nera, dopo un po' la temperatura del sole le scaldava molto e ho notato che la precisione e la velocità dell'autofocus andavano a calare. Questa lente invece, essendo bianca, attira meno il calore del sole e rimaneva performante anche in condizioni di forte calore. Il contro di questa lente è che attira molto l'attenzione. Se vogliamo fare una foto senza essere notati è molto difficile. Camminando in giro per una città con questa lente tutti ci guardano. Il vantaggio è che però ci portano anche rispetto, nel senso, se devo fare una foto anziché avere i turisti che passano davanti, se vedono che ho in mano questa lente si fermano e mi fanno fotografare, perché dà un'idea di importanza. Come potete notare, ha l'attacco L, serve per bilanciare meglio il peso attaccato al cavalletto. Infatti, essendo molto pesante, se attaccassimo il corpo macchina al cavalletto tenderebbe a tirare avanti la testa del cavalletto. Attaccando qua bilancia meglio il peso. La lente ha un filtro di 77 mm. Il vantaggio è inoltre che non ha escursione esterna, ovvero andando a zoomare ed ezoomare, come vedete, il barilotto esterno non si muove, ma è tutto movimento interno della lente. Questo qui rende la costruzione sicuramente più solida, perché non abbiamo parti in movimento che permettono entrata di porcizia, umidità, pioggia, quindi la tropicalizzazione di questa lente è ai livelli massimi offerti da Canon. Rispetto alla versione Mark I, che era il suo predecessore, è stato migliorato incredibilmente la precisione dell'autofocus, la velocità e anche il mantenimento della nitidezza su tutto il fotogramma. Già il 7200 Mark I era nitido, ma i bordi peccava un po'. Questa lente è stato migliorato incredibilmente sotto questo aspetto. Un altro grande vantaggio che porta questa lente rispetto al Mark I è la distanza minima in essa fuoco, utile specialmente per i ritrattisti. Infatti passa da 1,5 m della vecchia lente a 1,2 m di questa. Questo autofocus, come vi parlavo, si può settare da un selettore che ci permette di limitare la corsa dell'autofocus da 1,2 m a infinito oppure da 2,5 m a infinito nel caso di foto sportive. Così quando perderemo il soggetto agganciato, anziché tornare indietro fino a 1,2 m per fare la corsa di cercare il foco, si limita a 2,5 m, migliorando la velocità di riaggancio. E un ultimo pulsante che serve per i panning, ovvero la modalità di stabilizzazione. Può stabilizzare sia l'asse Y che l'asse X, oppure soltanto l'asse Y. In questo modo, se noi facciamo un panning, quindi trascinando la macchina in questo modo, verrà stabilizzato soltanto questo movimento e non questo, rendendo il panning più fluido e morbido. I movimenti di tutte le ghiere sono veramente morbidi, l'autofocus ha un movimento fluido e costante senza inceppamenti, rallentamenti, così come lo zoom. Rimane un pochino duro all'inizio, adesso che ce l'ho da un pochino si è un po' smollato e meno impegnativo. All'inizio era un attimo rigido. In che condizioni si può usare questa lente? Mediamente si pensa che un tele si usa soltanto per lo sport o per i ritratti, appunto, come accennato. In realtà questa lente è molto più versatile di quello che si pensa. Noi abbiamo provato a usarlo in città per fare street, è uno street molto zoomato e non è proprio un vero e proprio street, perché dovremmo essere più immersi nell'immagine, però comunque permette anche in città di divertirsi parecchio. Ma una condizione in cui l'abbiamo utilizzato, che difficilmente si pensa che sia adeguata a un tele, è per i paesaggi. Infatti si è riusciti ad usarlo molto bene in Dolomiti, nonostante il peso impegnativo da portare in cima alle tre cime di Lavaredo. È una lente fantastica per i paesaggi, perché permette di avere un'inquadratura e un punto di vista diverso da quello a cui siamo abituati nei paesaggi con i classici grandangoli. Infatti permette di stringere molto sulla montagna, avendo una luce particolare quando c'è il tramonto, concentrarsi su un dettaglio della montagna, permette anche, appunto, interessanti caratteristiche in questo ambito. Oltre al fatto che resiste molto bene al flare, quindi anche per fare foto di paesaggi non ha particolari problemi, è molto nitido. Però ora passiamo alla nota dolente, il prezzo. Il prezzo è impegnativo, perché costa intorno ai 2000 euro. Sicuramente la concorrenza offre lenti con le stesse caratteristiche in termini di luminosità e stabilizzazione a prezzi nettamente più bassi. Vogliamo citare il Tamron, costa quasi 1000 euro meno la versione
versione Mark 1 e 500 euro meno la versione Mark 2. Però l'affidabilità di questo autofocus non la troverete in nessun'altra lente. Se avete un corpo macchina Canon è un must have, veramente una lente formidabile. Regala degli scatti incredibili, ha dei colori che sono fantastici, soprattutto sui rossi, sulla nostra Canon, ha dei colori veramente incredibili. E la morbidezza del bokeh di questa lente è veramente incredibile. Io ho avuto in passato teleobiettivi Tamron, ho avuto obiettivi Sigma e con entrambi ho avuto problemi di precisione di autofocus e di velocità dell'autofocus. In questo caso, visto comunque volevo fare un investimento importante, ho deciso di direttamente andare su Canon per stare tranquillo e non avere problemi di autofocus. Infatti ha appieno rispettato i miei desideri in termini di qualità. Abbiamo avuto modo di provare anche il 7200 f4 non stabilizzato, che è una lente che costa pochissimo, perché comunque con 500-600 euro la si porta a casa. Ed è leggera, molto più di questa e molto più versatile. È ovviamente uno stop meno di luce, ma per il prezzo che ha, ha una qualità ottima. Quindi se non volete o non potete comprare questa lente, vi consigliamo il 7200 f4 non stabilizzato, il cosiddetto bianchino, che è una lente che per il prezzo che ha offre la massima nitidezza che si può trovare sul mercato dei teleobiettivi in casa Canon. Direi che è tutto, un saluto da Italian Maker.